E veniamo adesso a parlarvi di Francesco Zecchini. Ossia del corteggiatore di Claudio Sona. E sinceramente di quello che ad un certo punto sembrava veramente potesse essere la scelta. In effetti è proprio il primo che ha baciato Claudio Sona. In una recente intervista lo stesso Zecchini aveva detto che se non è stato scelto lui è perché ha detto al tronista che sarebbe stato un numero. E da allora Claudio Sona ha fatto dei passi verso Mario Serpa. Se devo essere sincera, dalla televisione questo non si è percepito, ma ovviamente tutto può essere. Ma una cosa è certa, Francesco Zecchini non era assolutamente né le grazie né di Tina Cipollari e nemmeno di Gianni Sperti. Insomma, questo è apparso chiaramente. La consigliera in particolar modo non credeva per nulla in lui e non ne ha mai fatto particolare mistero. Ma finito il trono anche Francesco Zecchini si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Infatti ha dichiarato che, scrive Francesco Zecchini su Instagram su Uomini e Donne. Francesco Zecchini. Mi sa proprio che ero il più odiato degli ultimi 25 anni lì dentro. Sinceramente non ho idea se veramente fosse il più odiato degli ultimi 25 anni, ma insomma almeno, in graduatoria, temo per lui che ci fosse sul serio.